Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video tutorial su Unity. In questo video vi farò vedere come creare una zona sicura all'interno del nostro ambiente, quindi un posto nel quale i bot o i nemici in questo caso non possono raggiungerci. Vedremo come usare il componente la Mesh Obstacle e come impostare tutto quanto affinché appunto la scena funzioni in questo modo. Quindi per semplificarmi un po' il lavoro ho girato il giocatore di 180 gradi in modo tale che insomma non sia più rivolto verso la famosa trappola che abbiamo usato nei video precedenti, ma che sia rivolto più verso il nemico. Vado anche a togliere un po' di queste pillole perché ormai abbiamo visto insomma tutto quello che dovevano fare, abbiamo anche i prefab, quindi reinserirle non ci vuole assolutamente niente, e vi faccio già vedere quale sarà il risultato finale. Quindi praticamente io premo play e salendo su questa piattaforma qui il nemico non può raggiungermi. Quindi questa è la mia zona sicura. Magari per farla un po' più simpatica la faccio verde. Quindi poi questo lo vado a mettere su questa mia safe zone. Quindi quando io entro in questo cerchio verde, il nemico non può raggiungermi. Come ho fatto a creare questa safe zone? Adesso la andiamo a ricreare insieme, così vi faccio vedere tutti i passaggi uno alla volta. Prima di tutto, creiamo un nuovo oggetto 3D di tipo capsula e lo schiacciamo dopo averlo posizionato vicino a noi. Quindi questo è l'oggetto della safe zone. Come scale verticale su Y li mettiamo 0.2 e poi gli diamo uno scale su X e Z in modo tale che insomma sia una piattaforma. La faccio anche più larga, magari mettiamo 5 e 5. Bene, quindi a questo punto questa è la nostra safe zone. Chiamiamola così, quindi la chiamo safe zone. L'altra ovviamente la vado a nascondere, notare che non dia fastidio. Dopodiché qui abbiamo già un Capsule Collider. Non ci serve il Capsule Collider, lo togliamo e gli aggiungiamo due componenti. Il primo è uno Sphere Collider, che attualmente è grande così, ma che vogliamo di raggio uguale al raggio di questa circonferenza che abbiamo creato qui. Quindi in questo caso sarà 0,5. Ok, perfetto. Quindi questo è il nostro Sphere Collider, che praticamente permetterà al nostro giocatore di insomma, entrare all'interno di questa piattaforma qui e di dire ok, sei nella zona sicura, il nemico non può inseguirti. Bene, a questo punto lo impostiamo come trigger e lo chiudiamo. E andiamo ad aggiungere un box collider che sarà già automaticamente grande più o meno quanto il nostro cerchio. Questo collider ci servirà per impedire al giocatore di entrare nella piattaforma, quindi di compenetrarla in realtà. Lo lasciamo così e andiamo ad aggiungere l'ultimo componente che è il Nav Mesh Obstacle. Questo Nav Mesh Obstacle è quello che poi impedirà al nemico di attraversare la Nav Mesh e di raggiungerci. Come funziona questo Nav Mesh Obstacle? Ha una forma che in questo caso è box, quindi come se fosse un box collider, e io posso andare a definire dove inizia, dove finisce e quanto è grande. Per ora lasciamo tutto così. L'unica cosa che dobbiamo spuntare è questo curve. Perché dobbiamo spuntare questo curve? Vi faccio vedere. Siccome questo qui è un oggetto che potenzialmente può anche muoversi, abbiamo bisogno di dire alla nostra Nammesh, in qualche modo, di sparire nel punto in cui si trova questo oggetto qui. Spuntando questo curve, succede che l'area intorno a questo obstacle viene vista come non navigabile. Quindi se io questo poi lo sposto, vedete, in tempo reale la Nammesh si aggiorna e mi cancella la parte intorno a questo oggetto qui. Se tolgo questo curve, diventa un qualsiasi oggetto che però non va a cancellare una parte della Nav Mesh. Ovviamente cancellando una parte della Nav Mesh, quello che io posso fare poi è impedire a qualcuno di intelligenza artificiale di arrivarci. Quindi ora questo lo abbasso un pochettino per metterlo a livello del pavimento. Ci mettiamo questo safe zone sopra, facciamo play e vediamo un po' che succede. Sì, mi vado a buttare qui. Voilà. Vi faccio notare che il nemico non riesce ad avvicinarsi, quindi non può salire su questa cosa qui. Se io tolgo il curve, cos'è successo alla mia Nav Mesh? Alla Nav Mesh non succede niente, ma il nemico comunque non può arrivarci perché appunto vede questo come un ostacolo che non riesce in questo momento a superare. Se disattivo questo e tolgo la pausa, ovviamente mi viene addosso e mi uccide. Appena lo riattivo, il nemico viene sbalzato fuori, proprio perché appunto non può stare all'interno di un Nav Mesh Obstacle, l'hai fatto apposta. Quindi in questo modo noi possiamo creare una semplice zona di, diciamo, di salvezza, un'oasi di salvezza per il nostro giocatore. Però
Però che succede? Succede che il nemico mi sta ancora inseguendo, cioè se io mi sposto, vedete, lui continua comunque a provare a venirmi addosso, il che lo rende molto minaccioso da questo punto di vista. Mentre una cosa che potremmo provare a fare è semplicemente prendere il nemico e dirgli se il giocatore non è raggiungibile, quindi è in una posizione della mappa non raggiungibile, smetti di dargli la caccia, vai a fare altro e quando torna raggiungibile ritorna a cacciarlo. Quindi per il momento ci fermiamo qui e vediamo nel prossimo video come fare questa cosa qui.